Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. In questo video voglio mostrarvi i prodotti che sto utilizzando in questo periodo per la mia skincare del mattino e della sera. Allora, i prodotti che utilizzo appunto ve li mostro, ma non sempre li uso tutti, a volte ne uso uno, a volte due, a volte tre, quindi insomma vanno un po' a rotazione, a momenti, dipende anche dalla mia pelle com'è in quell'attimo. Diciamo che io ho un contorno occhi normalissimo, per niente secco. Non ho problemi di occhiaie, ogni tanto, specialmente al mattino, un pochino di borse, sì, ma niente di che. Per quanto riguarda la pelle, è una pelle tendenzialmente normale barra mista, più sul misto, ma nell'ultimo periodo, intorno al naso soprattutto, e anche qua, la mia pelle inizia a essere un pochino più secca. Quindi, allora, partiamo con la detersione. Un prodotto, ovviamente dei prodotti di cui ho fatto la recensione sul blog, vi lascio il link nell'info box in modo che potete vedere in ciappallini i prezzi, dove acquistare prodotti, insomma sempre le stesse cose. Allora, detersione, un prodotto che utilizzo solamente quando sono in doccia per via appunto del suo packaging, che è molto comodo, è questo di Pharma Officina, certificato IAB Vegan OK, linea al carbone, detergente purificante viso e mani. È un detergente, intanto non è nero, io me l'aspettavo nero ma non lo è. È un detergente che mi piace molto, l'ho utilizzato sempre solo sul viso, ha una profumazione gradevole, fa una bella schiumettina, lava bene il viso, non va a seccare la pelle, non irrita gli occhi. Scusate, ma Olivia ha trovato l'unico giocattolino che fa un sacco di rumore. E quindi ecco, mi piace. Ora che la mia pelle inizia a essere leggermente più secca in alcune zone, se utilizzato tutti i giorni non andrebbe bene, ma siccome io d'inverno la doccia non la faccio tutti i giorni, utilizzato una volta ogni tanto va benissimo. Poi, altro detergente per il viso che utilizzo appunto non sempre, questo quando lavo appunto il viso sul lavandino, è il detergente riequilibrante Camomilla e Ribes Viso Corpo Baby di Quanti Clichum. 5,40 € il prezzo in bioprofumeria. È un prodotto che, nonostante sia appunto riequilibrante, non è purificante, non è sgrassante. È un prodotto che mi piace molto. La profumazione è molto 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 gradevole, non sgrassa per niente, lava bene, non irrita e non secca la pelle, non brucia gli occhi, anche questo molto molto buono. Questa è la taglia da 75 ml, ma vi posso assicurare che vi dura un sacco perché ne basta poco, quindi ottimo. Quando invece ho la pelle leggermente più secchina, o comunque voglio una coccola in più, qualcosa di meglio, ecco, utilizzo questo qua di Mossa, il Juicy Clean. È una crema mousse purificante e mi piace tantissimo. Io avevo provato il campioncino e poi sono andata a comprare la taglia grande. Anche questo è un prodotto certificato EcoCert, sono 190 ml. È una specie di cremina che a contatto con l'acqua fa una schiuma molto molto soffice, molto morbida, quasi una mousse. Lava benissimo, rimane super 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 delicata e è vero che pulisce a fondo la pelle, perché si vede proprio la differenza quando si usa questo prodotto. Pulisce molto bene la pelle e a fondo, ma allo stesso tempo rimane super super delicato, ottimo per tutto il viso, anche sugli occhi. È adatto sia a chi ha una pelle un po' più secca, ma io questo qua secondo me è un prodotto adatto un po' a tutti, perché comunque è un prodotto a risciacquo ed è un prodotto delicatissimo. È ottimo, ottimo. Questo qua, se usato ogni giorno, abbinato poi a una skincare un po' più pensata, veramente vi cambia la pelle e si vedono i risultati. Non costa poco, però ne basta poco, quindi il risparmio poi si vede nel lungo tempo. Ultimi due prodotti per la detersione sono, allora, questo qua di Alverde. Questa è una mini taglia, io avevo già provato la taglia grande, questa mini taglia l'avevo trovata nel calendario dell'avvento di Alverde, non di questo Natale ma del Natale prima, è quasi finito perché sono qua. Era un prodotto che non mi era piaciuto e continuo a dire che non mi piace, in quanto sì, è un gel che lava bene, intanto è della linea acqua,
È un gel che è vero, lava bene, non brucia, non irrita, però intanto può essere adatto solamente per pelli miste barra grasse. E poi la cosa che proprio a me non piace è che si sente l'alcol, che infatti è al secondo posto, in una maniera incredibile. A me quello che dà fastidio è proprio la profumazione fortissima di alcol, brucia tantissimo gli occhi, li fa lacrimare, ma non è tanto l'alcol in sé, ma è l'esalazione dell'alcol, perché io ho provato anche appunto a non lavare gli occhi. Ma applicando il prodotto anche solo sulle guance, appunto, quest'alcol si sentiva e gli occhi lacrimavano comunque. L'altro giorno, mentre mi lavavo il viso, ho respirato un secondo con la bocca, mi sono praticamente ubriacata, cioè entra anche in gola, quindi assolutamente no, finirò questa mini taglia, ma confermo le impressioni che mi sono fatta con la full size, cioè che questo prodotto non mi piace. Ho provato tutta la linea intera acqua di Alverde. Ho bocciato tutto. Un prodotto che utilizzo sia per lavare il viso al posto del detergente quando ho la pelle molto secca e anche per ultimo step di struccaggio è questo qua di Natura Siberica ed è il latte di caviale ed è una roba fantastica. Ecco, qua anche questo non costa poco, ma ne basta una lacrima. E qua si vede la differenza tra un latte detergente qualunque da discount, anche biologico, e una roba fantastica, perché questo è fantastico. Intanto il pack è in vetro ed è tipo gommato, bellissimo. La profumazione di questo latte detergente è gradevolissima ma delicata, è molto morbido sulla pelle, non la va ad appesantire, non la va ad ungere, rimuove bene i residui di make-up o comunque il make-up sul viso. Lo utilizzo anche sugli occhi, non mi dà problemi, gli occhi non si appannano, non si irritano, è un prodotto fantastico. Se vi capita, provatelo perché anche questo è uno di quei prodotti che ti coccola, e mi piace veramente tantissimo, super, super, super consigliato. Quando devo andare a struccarmi, e non utilizzo il latte detergente, io comunque come primo step utilizzo sempre l'acqua micellare, anzi il gel micellare di Eco Laboratoire. Questo mi era stato omaggiato dall'azienda, l'ho quasi terminato. È un'acqua micellare in gel, freschissima sulla pelle, strucca benissimo, mascara, ombretti, fondotinta, correttore, strucca tutto. Rimane delicato, non irrita neanche gli occhi, non tira la pelle, e non importa strofinare più di tanto perché comunque strucca molto molto bene, non va ad appesantire la pelle. È un prodotto che io avevo aperto un po' restia, nel senso questa cosa che è in gel, ho detto boh, non lo so. In realtà non è per niente male. La profumazione non è gradevole, l'unica cosa, questo beccuccino qui, questa apertura, la confezione è molto rigida, quindi voi quando andate per metterlo dovete sbatterlo leggermente, strizzare e esce sempre una quantità superiore a quella che voi volete. Quindi ecco, la confezione non è favolosa, però il prodotto all'interno sì, e mi piace anche il fatto che sia una boccettina da 100 ml perché il prodotto così non si va a sciupare, potete finirlo in tranquillità, oppure potete provarlo e se non vi piace comunque è un prodotto in taglia piccola, ecco. Io le confezioni troppo grandi, ormai lo sapete, non le amo perché mi stufo, non riesco a finirle, cioè faccio fatica a finirle entro il pao e non riesco, ecco. Sono da sola e mi lavo, mi trucco e tutto quanto, ma utilizzo sempre poco prodotto. Utilizzo anche molti accessori sia per struccare il viso che per lavarlo, per il corpo, spugne, cose. Quindi io vado a utilizzare poco prodotto alla volta, non mi faccio il bagno nei prodotti, ecco, non li vado a sprecare in questo modo, quindi apprezzo il fatto che sia una taglia piccola. Poi, dopo aver utilizzato quello, come ultima passata per rimuovere magari se ci sono degli ultimi residui di mascara o di trucco in generale, utilizzo l'acqua micellare di Biolaven Organic 200 ml. È un prodotto polacco, prodotto appunto da Silveco. Allora, la profumazione non mi fa impazzire perché è gradevole, ma è molto forte, sa di Big Bubble o comunque una gomma da masticare alla fragola, alla frutta, sa
Cioè, allora è gradevole, ma sul viso magari no. Poi è vero che tanto si risciacqua, quindi la profumazione non rimane. Comunque non dà fastidio agli occhi, non ha una profumazione che dà fastidio, probabilmente perché è naturale, quindi non crea problemi. Anche perché il profumo è all'ultimo posto dell'INCI. Strucca benissimo la pelle, non crea schiumetta, non appiccica, rimane delicato, strucca bene, è un buon prodotto, ne basta pochino e mi sto trovando veramente molto bene. I prodotti di questo marchio, si trovano online, se fate una ricerca potete trovarli. Ho utilizzato anche il gel detergente, di questo marchio e mi era piaciuto molto, però la profumazione, come al solito, non tanto. Fatto questo, tonico ne sto utilizzando solamente uno ed è il tonico di Pixi, il Glow Tonic, il famosissimo Glow Tonic. Io sono qua. È un buon tonico perché vedo che se utilizzato mattina e sera con un po' più di costanza, io noto che la pelle è più purificata e i pori dilatati sono meno visibili, i punti neri ce ne sono meno e quindi credo, perché questa cosa l'ho notata da quando utilizzo questo, quindi credo appunto che sia questo. Ha il 5% di acido glicolico. Io non adoro utilizzare gli acidi sul viso in generale, quindi ecco, non credo di riacquistarlo per questo motivo, però so che ora vanno di moda un sacco gli acidi, quindi probabilmente piacerà a tutti. È comunque un tonico che a me piace, l'ho acquistato perché tutte ne parlavano benissimo, ho voluto provarlo e effettivamente è un buon tonico. Non appiccica, non fa schiuma sulla pelle, si trova su da Sephora in varie taglie, io ho preso la taglia quella più piccolina da 100 ml, buono, buono, non ho da dire niente. Per quanto riguarda il contorno occhi, ne sto utilizzando due. Allora, uno mi era andato bene d'estate e non mi va bene adesso d'inverno, ed è il Roll-On di Alverde della linea Hydro. Allora, d'estate io ve l'ho promosso perché con questa pallina bella fresca, la mattina soprattutto applicato nel contorno occhi, oltre a dare freschezza e sollievo, mi andava anche a sgonfiare un po' le borse del mattino. Quindi piacevolissimo e io ho detto più di questo non fa, lo promuovo per questo motivo, è lievemente idratante ma ecco io ho un contorno occhi normalissimo, quindi e se mi vado a mettere un balsamo contorno occhi, il mio contorno occhi muore perché è troppo pesante, questo per farvi capire. Non idrata, non nutre, non distende la zona, non fa niente, ecco questo è ottimo per togliere le borse al mattino e dare una freschezza alla zona. Il fatto è che adesso fa freddo, io lo sto ancora utilizzando, però ecco, non è, questa sensazione di freschezza non è più piacevole come era in estate, ecco, quindi anche no. In più io, cioè, lo utilizzo tutti i giorni, qui sento che veramente è ancora pienissimo. No, costa poco, però ecco, non ve lo consiglio, a meno che appunto non abbiate problemi di borse, allora quello sì, ve le va a sgonfiare, se sono borse della mattina, non ereditarie, e quello ve lo va un po' a sgonfiare, quindi è piacevole per quello. Altro contorno occhi che sto utilizzando è questo qua, è il siero contorno occhi alla bava di lumaca di Elidermina, testato al Nichel, certificato AIAB. Il marchio è la Dispensa, è un prodotto che a me piace molto, la pompetta non è non va bene perché vi spara troppo prodotto. È un gel abbastanza liquidino e questo a me piace perché va a distendere la zona, a tonificare la zona, gli dà quello step di idratazione in più che a me basta ed è fantastico. Si può utilizzare anche prima di un contorno occhi, quindi se avete un contorno occhi molto secco, questo contorno occhi qua, la bava di lumaca, è ottimo per distendere la zona, per tonificarla, per minimizzare un po' le rughette e poi sopra andate a mettere un contorno occhi invece idratante. A me questo non serve, mi basta solo lui. L'unica cosa è che appunto va dosato molto bene perché se applicato in quantità maggiore vi rimane la zona un po' lucidina perché la bava di lumaca fa come il gel di aloe vera, crea quella pellicolina lucida che quindi si vede e in più vi
tira tanti, cioè vi fa un effetto lifting pazzesco, il problema è che poi vi rimangono anche gli occhi così, quindi ecco, va saputo dosare, come contorno occhi è ottimo, una boccetta da 30 ml vi dura una vita, peccato appunto che spari troppo prodotto e quindi un po' di prodotto lo andate a sprecare ogni volta, però ottimo. Poi sto utilizzando, non sempre quando ne sento la necessità, la lozione viso illuminante di Biofficina Toscana, questa, che credo ora abbia anche cambiato packaging, certificato IAB, vegan, testato al nickel, è un'acquetta, un gel molto molto liquido. Ne basta veramente una goccia, no? Per dire, cioè una goccia intesa proprio come una goccia, per tutto il viso, non appiccica, non unge, dà intanto un primo step di idratazione e poi effettivamente è vero che illumina leggermente la zona, dà quella sensazione di pelle sana e luminosa. Mi piace, ma non lo applico sempre perché quando ho appunto le mie giornate dove la mia pelle è normale, se io applico questo sotto una crema, mi ungo tantissimo, ma perché è il mio tipo di pelle. È vero anche che nelle giornate molto fredde questo lo vado ad applicare perché comunque è uno strato di protezione in più che vado a mettere nella pelle. Comunque sia, mi piace moltissimo. Poi, ultimi tre prodotti e abbiamo finito. Allora, intanto, la mia crema viso preferita, oltre a quella di Winnis, questa è un'altra dei miei amori. Avevo provato la taglia piccola, la mini taglia, me ne ero innamorata e poi ho preso anche la taglia grande e sto parlando della crema viso Balea Q10, che è questa qua, questa è quella giorno dovrebbe essere, è una crema che a me piace tantissimo, ha una buonissima profumazione e è molto idratante. Lascia la pelle setosa, morbida, non la va a appesantire, non la unge, non fa scia bianca. L'unica cosa è che se avete una pelle normale e mista come la mia, dovete leggermente toccare il barattolino e poi andarla a mettere, perché altrimenti diventa pesante, vi lucidate e vi ungete. Per farvi capire, io questa crema la sto utilizzando da una settimana e questo è il risultato, sembra nuova. Perché? Perché questa è la quantità che vado a utilizzare in una parte del viso e questa è la quantità che vado a usare nell'altra parte del viso. Se poi ho delle zone un po' più secche, tipo intorno al naso, qua sulla fronte, allora vado a riprendere un'altra quantità di prodotto e la vado a applicare nuovamente solo su quella zona lì. Quindi ecco, mi dura tantissimo, ma vi posso garantire che questa quantità di prodotto è in grado di coprire perfettamente tutta la pelle e veramente vi lascia la pelle morbida. Morbida, è veramente un'ottima, ottima crema, costa pochissimo, io ve la stra consiglio, ottima. Infine, che cosa vado a utilizzare? Allora, lo scrub per le labbra di Balea, questo è quello al cocco, costa tipo 99 centesimi e lì c'è anche buono, è un burro di cacao con pezzettini di cocco, a me piace molto, sta funzionando, scrubba bene e in più idrata, quindi io lo vado ad applicare, dopodiché tolgo con il dito i residui di cocco e lascio stare il burro cacao sulle labbra, è idratante e scrubbante allo stesso tempo. Sento pareri discordanti e effettivamente è così, perché mia sorella ad esempio l'ha comprato, stesso identico prodotto, e effettivamente il suo non scrubba, quindi bisogna vedere se avete fortuna o no quando acquistate questo prodotto. Io ho avuto fortuna e a me scrubba da Dio, quello di mia sorella ad esempio non fa nulla, non chiedetemi perché. Ed infine, burro cacao, mi sono rimasti due burro cacao, allora questo è quello di Balea, menta e mela, che adoro, la mela, non so, io non ci riconosco nella menta e nella mela, io non amo profumazioni mentolate sulle labbra, questo non sa di menta secondo me, buono, bello, idratante, mi piace molto, questa è la quantità che rimane, è quasi finito, ottimo, veramente costano poco questi prodotti e sono molto molto validi, non sono quei prodotti burrosi e nutrienti come potrebbe essere, che ne so, ecco, non lo trovo idratante e nutriente tanto quanto quello di Alverde alla calendula o quello di Vivi Verde Co, ma costano 99 centesimi, hanno varie profumazioni e quindi anche un po' per cambiare o solo per utilizzarlo di giorno, secondo me questi sono veramente molto buoni.
E poi sto utilizzando quello di Alchemilla, la Dolci Labbra Nocciatella, che mi fa schifo. Guardate, allora io avevo iniziato, l'ho messa anche nel video nei prodotti no del momento. Il burro cacao di per sé può anche andare, cioè è buono, nulla di chissà che, però è un buon burro cacao, ma questa profumazione fortissima che rimane sulle labbra, che si sente, io non la sopporto veramente, è faticosissimo utilizzare questo prodotto, infatti non so se poi riuscirò a finirlo, no, le profumazioni così forti anche no, e comunque tutta questa idratazione e nutrimento sì la dà, però non è uno dei miei burro cacao preferiti della vita. Bene, quindi questi sono i prodotti che io utilizzo per il viso. Fatemi sapere se avete dei prodotti da consigliarmi e cosa utilizzate voi, se avete utilizzato questi prodotti, come vi siete trovati. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale perché in questo modo mi aiutate a crescere. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!